vedere un attimo una brutta cosa che vedi con Marta. Calcio per. Buongiorno da Bruno Bellucci, che si trova come sempre al Marco Mazzucchi di Ardea, dove sono scese in campo la squadra locale, il team Nuovo Florida 2005, sulla destra dei vostri teleschermi, oggi in una inedita maglia blu con calzettoni bianchi opposti all'Arche 1936. Squadra ciociara sulla sinistra dei vostri teleschermi in divisa bianca bardata di colori vari. In campo dunque le seguenti formazioni per l'Arce 1936: Cuomo, Ferrazzoli, Solitro, Santarelli, Zazza, Bucciarelli, Pellino, Lillo, Spila, Carlini e Curriero. A disposizione del tecnico signor Ciardi, Costa, Magnani, Veloccia, Limbo, Semancic, Lesci e Jacob. Padroni di casa che rispondono con Giordani, D'Aprile, Cassetti, Petricca, Nunzi, Ponziani, Visconti, Di Bari, Mucilli, Mucili, Tisei e Demofonti, il tecnico è il signor Andrea Bussone, in panchina Bussi, Cornacchi, Adolor, Principalli, Mariani, Appodio e Cristofari. Il pallone accentrato su Zazza, lancio ancora in profondità su Curie, Curie si coordina, conclusione di Bari, Di Bari sventaglia sulla sinistra per Demofonti. Demofonti ha saltato un paio di uomini, Demofonti che si accentra, va ad una conclusione rimpallata e c'è poi un'uscita di Cuomo. Cuomo che poi ha catturato questo pallone e si lamenta Visconti per questo intervento. Demofonti è entrato in area di rigore, Demofonti si accentra, Demofonti, conclusione rimpallata. Pallone indietro per Lillo. Spila tocca sulla sinistra, ottimo questo inserimento con conclusione e con un tiro che poi termina in gol. Gol dell'Arce. Si porta in vantaggio la squadra ciociara al minuto 25. A sorpresa, pallone sfuggito alla presa di Giordani. È Carlini, se non andiamo errati, che ha ribadito in gol il pallone, un pallone che è terminato in fondo al sacco. 1-0 quando siamo giunti al 38esimo max per l'Arce, ma c'è adesso un'azione di Bari che mette il pallone in fondo al sacco per il pareggio. Un lancio in profondità per il numero 8 che ha avuto un controllo perfetto, ha controllato di sinistro, ha superato il portiere in uscita e poi a porta vuota ha depositato il gol dell'1-1 e dunque rimette in piedi le sorti del match la squadra di casa con Di Bari. 39esimo, 1-1. Parte la parabola. Cristofari che è riuscito a mantenere il pallone in campo, cross a podio, conclusione sulla quale si accartoccia Cuomo che para a terra. Avanza palla al piede d'Aprile che ha guadagnato e poi d'Aprile ingenuamente. Cassetti torna sui suoi passi, Cassetti va poi al cross con colpo di testa di Mariani e con volo plastico di Cuomo. Ma anche Solitro è un giocatore che si è dato molto da fare. Pellino, conclusione, brivido con Giordani, costretto all'intervento molto difficoltoso. Ed in questo istante manda tutti negli spogliatoi. Finale dal Marco Mazzucchi. Team Nuovo Florida 1, Arce 1, i gol al 23esimo, tutte e due della prima frazione di Carlini, pareggio al 37esimo di Bari. Al termine del match qui al Marco Mazzucchi siamo in compagnia di mister Ciardi dell'Arce. Innanzitutto un dubbio, mister, Arce 1936 c'era scritto sulla lista, qualcuno ci ha detto Arce 1932, 32 o 36? 32. 32, allora chiediamo scusa, diciamo, perché noi chiaramente abbiamo letto sempre quello che c'era scritto sulla lista, 4 anni in più. Mister Ciardi, dopo questa piccola divagazione, insomma,
credo di poter dire che la sua squadra ha disputato una buona partita, ha chiuso bene tutti gli spazi, addirittura secondo me nel finale se c'era una squadra che poteva rendersi più pericolosa era la sua. Penso che l'analisi della gara è giustissima da parte sua, noi siamo venuti in qua un po' rimaneggiati contro una squadra importante, non a caso il Nuova Florida era prima in classifica prima di venire qua. Detto bene era mister, perché adesso non è più, c'è stato il balzo credo della Virtus Nettuno Lido con un gol di Laghigna nel finale che ha portato avanti di 2 punti la squadra di Reniger. Niente, noi pensiamo a noi e pensiamo a analizzare questa gara. La gara è stata preparata bene in settimana, i ragazzi hanno interpretato al meglio quello che comunque chiedevo, una buona fase di non possesso. Abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, di sbloccare la partita, però nello stesso tempo siamo stati ingenui al gol preso, perché comunque su una squadra in uscita non si può portare palla, però sono delle analisi che uno a caldo fa, però sono contento dell'atteggiamento della mia squadra, dell'approccio, una squadra che comunque ha tenuto bene il campo e nel finale con più di tranquillità e di freschezza sicuramente potevamo portare a casa l'intera posta. Obiettivi della sua squadra, mister, possiamo parlare di salvezza tranquilla o c'è qualche altra cosa nel mirino? Noi non abbiamo obiettivo, l'obiettivo è scendere in campo la domenica per sempre per dare il massimo e cercare di ottenere il massimo, poi bisogna fare sempre il conto dell'avversario e del campo. Noi vogliamo dare fastidio, siamo una squadra giovane, un mix giovane e gente anche esperta. Se mister mi scusi, avete un portiere classe 1973 che quando si legge la lista tutti strabuzzano gli occhi. È più anziano di lei, mister. Sì. Vabbè, Christian ha la fortuna di fare solo calcio, quindi vive di calcio, si trova bene, si sente bene fisicamente, fino a quanto lui sta così, penso, può dare una mano a tutte le società. Noi in questo momento ce l'abbiamo noi, abbiamo la fortuna di avere un giocatore della sua importanza, perché comunque è un uomo leader, un uomo spogliatoio. E sicuramente quando lo chiami in causa dà il suo contributo da persona professionale qual è Cristian. Bene mister, risposta secca che ci stiamo dilungando. Allora, Pomezia Superstar anche oggi sembra che abbia effettuato una goleada a Formia, ci sarà qualche avversario per questa squadra così altolocata? Secondo me l'unica squadra che può dare fastidio al Pomezia è l'Audace. Audace non è più una, ormai è una realtà, non è più una scommessa, giovani importanti, allenatore bravo e sicuramente è una squadra che arriverà fino in fondo. Benissimo mister, anche qui ci troviamo d'accordo. Grazie mister, grazie a lei, buonasera. Siamo in compagnia adesso di Fabio Celli. Allora Fabio, noi in cronaca abbiamo detto una prova un pochino abulica, una prova un pochino frammentaria del team Nuova Florida, praticamente insomma lontana parente della squadra che eravamo abituati a vedere. Abbiamo visto male? No, non abbiamo giocato molto bene, specialmente il secondo tempo, eravamo lunghi, troppi palloni in avanti, calciati a scavalcare il centrocampo loro. Loro si sono difesi molto bene, si vede che è una squadra di categoria che l'ha fatta più di noi. Dovevamo cercare di giocare un po' sulle linee, in mezzo alle linee non ci siamo riusciti, poi abbiamo messo 2 punte per cercare di forzare un po' sui palloni alti, ma non ci siamo riusciti. Comunque credo che per quello che si è visto il risultato sia giusto, insomma. Benissimo, obiettivi che diciamo adesso vengono un pochino ridimensionati, mister, visto che la Virtus Nettuno ha vinto e ha salutato la compagnia, c'è stato anche il grande exploit Formia del Pomezia, ma chiaramente insomma possiamo dire che non sono la vittoria del campionato gli obiettivi del team Nuova Florida. Certo, noi siamo partiti per fare una salvezza tranquilla, diciamo sempre che oggi ci mancano 31 punti perché l'obiettivo nostro arriva a 42 il prima possibile. Credo che per una neopromossa stiamo facendo abbastanza bene perché ancora siamo imbattuti, ne abbiamo vinte parecchie. Un po' di rammarico per l'uscita della Coppa Italia, che se la gestivamo un po' meglio avevamo passato anche il turno, però poi il calcio è così, ci sta.
Assolutamente sì, diciamo anche per dovere di cronaca che Fabio Celli dovrà prendere il posto di titolare della cattedra, visto che insomma oggi Andrea Bussone è stato espulso e probabilmente incapperà in un turno di squalifica. Ma non mi permetto di sostituire Andrea, perché io sono collaboratore di Andrea da 5-6 anni, ci mancherebbe altro che ho la presunzione di sostituire Andrea, che mi dirà sempre quello che c'è da fare, io sono sempre d'accordo con lui. Benissimo Fabio. Grazie. Tante grazie e buona domenica. Arrivederci.